es un chico muy normal. Se lava los dientes al irse a acostar. Quiere mucho a su mamá. Siempre le ayuda a las tareas del hogar. Nadie puede imaginar. Siamo con Gianni di Bologna. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Oggi è una bellissima giornata, speriamo che il vento ci sia a favore. Lei ha portato degli strani aquiloni, sono aquiloni acrobatici mi sembra. Come funzionano? Funzionano con due cavi per poterli comandare destra e sinistra, per cui io mi diletto con tre aquiloni contemporaneamente, quindi ho sei cavi da comandare tutti in una volta. Come fa? Due cavi me li metto in cintura e quindi muovendomi via, guido l'aquilone centrale. Con le mani ho una maniglia dove ho un cavo di qua e di là, quindi porto in ogni mano un altro aquilone e li faccio volare indipendentemente, oppure anche li porto insieme, dipende dai giochi e dal vento che c'è. Questi aquiloni che forme possono avere? Cioè possono essere uno dietro l'altro? Come la predisposizione in volo? Dipende dal tipo di gioco che uno sceglie di fare e anche dal vento che c'è. Generalmente o vanno in sincronia a lato uno con l'altro, oppure quando il vento lo permette vengono anche messi uniti insieme uno sotto l'altro. I cavi sono leggermente più lunghi uno dell'altro in modo che si infilano e volano insieme. A un certo punto, secondo me, la parte più bella è quando si aprono, che proprio dà l'idea anche delle frecce tricolori. Quando si aprono è bello. Un'altra cosa, a seconda del vento, adesso io ho aperto quelli leggeri perché ancora il vento deve arrivare. Ma la cosa più bella, se aumenta il vento, si montano gli aquiloni più grandini con 20 metri di coda centrale e 12 metri di coda ai lati. Quindi io mi trovo con 3 aquiloni e 9 code. E 20 metri di coda? Ma è tantissimo! Esatto, esatto. E il problema delle code richiede ancora più abilità, in quanto quando girano la coda non deve mai toccare l'altro aquilone. Andiamo a vedere un attimo come è fatto questo aquilone, spiegaci un attimo. Questo già ha una forma un po' strana, spiegaci un attimo perché è fatto con questi fili messi di traverso in questo modo. Qui era molto più tecnico la persona che avete intervistato prima, Alessandro, che fra l'altro è lui il costruttore di questi aquiloni. Però è il classico delta, poi i cavi vengono... Vediamo che i cavi sono due. Sì, sì, vengono tarati a seconda anche del vento, gli va dato più o meno attrito di presa e niente. Questo qual è? Quello che dovreste stare sulla cinta? No. Della cintura. Tu metterai lì a qua, sì, queste cose. Esatto. Poi quell'altri due con la mano sinistra e quello là con la mano destra. Per poterli unire, cioè essendo questo più lungo, quello là arriverà in volo sotto questi con la punta sotto questi cavi. E per poterci stare, per far capire leggermente il funzionamento, questo aquilone, che è quello più lungo, è il più lento. Il più lento perché? Perché l'altro deve rimanere in spinta, unito insieme, e quell'altro ancora, più veloce ancora, che deve tenere il tutto insieme. Questo è un'abilità... Posso dire una stupidaggine, ma che ci vuole, la patente per portare questo aquilone? Ci vuole parecchie prove, parecchie ore di prova. Per me ormai è diventato un gioco, ma abbastanza facile, in quanto lo faccio da anni e mi piace tantissimo. La cosa più bella è vederli volare, perché adesso purtroppo non posso farvi vedere niente. Noi aspettiamo il vento. Amo tanto, perché la cosa più bella è quella. Ok, allora stiamo qui con Gianni. Andiamo da Gianni che è in tafferà. Ciao Gianni! Come funziona? Guarda qua le tecniche! È ancora leggero! Ti
vento? È ancora leggero il vento, non riesco a divertirmi. Però vanno. Vanno, vanno. Allora adesso ti riprendiamo da lontano, Gianni. Sì. Almeno così lavori meglio, sì. Facci vedere le tue protette.